Buongiorno, siamo qui con Maria Pia Di Meo, una vera e propria regina del nostro doppiaggio. Volevo chiederle una curiosità su Mary Poppins. Come mai lei fa solo la parte parte parlata di Julie Andrews e non ha mai fatto la parte cantata? Perché non sono una cantante, io sono un'attrice e quindi posso solo fare la parte d'attrice in cui lei parla. Magari avessi la voce della... Di Nascenti. Sì. Invece volevo chiedere, sempre parlando un po' di Disney, ti ricordi della Bella Addormentata del Bosco? Oddio, ma queste sono cose della preistoria, non me lo ricordo più. Sono tanti di quegli anni che ho fatto queste cose qui, non mi ricordo neanche più che cosa facevo veramente. Anita e Aurora, la protagonista. La Bella Addormentata del Bosco? Pensi, non me lo ricordo. Tanto tempo è passato, mi domandi del presente. Un ultimo rosso del passato, poi parliamo del presente. Lei nella Carriera 101, dove era Anita, ha lavorato con il grande Gianfranco Bellini. Che ricordo ci può dare di questo grandissimo attore purtroppo scomparso? Era un bravissimo attore, una persona molto fine, per bene, bravo, che sapeva caratterizzare molto bene, cosa che adesso manca perché ci sono pochi caratteri, e lui è stato sempre molto bravo. Invece, quindi parliamo del presente, Meryl Streep, tutto quello che si può dire su questa grandissima attrice pluripremiata, ce l'hai doppia da una vita. Beh, io la doppio dal primissimo film in cui lei è apparsa, credo che sia uno dei primi, e fui scelta con un provino per Il Cacciatore, e poi da lì l'ho seguita lungo tutto il corso della sua carriera, tranne qualche film che non ho fatto, e fino all'ultimo, che è The Post, e quello precedente che era quello dove lei canta, fa la parte di una cantante, Florence, stonata, Florence, molto divertente, mi sono divertita da morire perché ho dovuto persino fare dei gorgheggi, perché c'erano delle battute che erano attaccate appunto a questi gorgheggi. Oltre a Meryl Streep, di quale altro doppiaggio affezionata? Ma non so, Jane Fonda, Shirley MacLaine, Susan Sarandon, parecchie. Barbara Streisand, che ho doppiato in tutti i film praticamente. Certo non ho cantato, ma l'ho doppiata sempre, solo che adesso praticamente si è ritirata, evidentemente non ne ha più voglia di fare cinema. Lei invece fin quando continuerà a doppiare? E chi lo sa, fino a quando avrò le forze, perché credo che essere attivi e avere un lavoro serva molto, anche nell'età, chiamiamola terza età, no, potremmo anche parlare di quarta, quinta età, ormai tutto si è spostato. E quindi io non sono di quelli che dicono no, io adesso non voglio fare più niente, sto a casa con la pensione, no, quella è la morte, invece il lavoro ti dà vita. Invece c'è qualche giovane doppiatrice che lei vede molto promettente? Ma sì, ce ne sono parecchie, adesso in questo momento giovane, la Puccio per esempio, che è molto brava, la doppiatrice del film La Land, in questo momento non mi viene il nome, D'Amico, ce ne sono parecchie insomma, non proprio giovanissime devo dire, però c'è una bella schiera di giovani attrici. Bene, ringraziamo Maria Pia Di Meo e buona fortuna per tutto. Grazie, prego, è stato un piacere, arrivederci.